figure, figurine e figuracce, avventure e disavventure del mondo dello spettacolo, confessate dai protagonisti ed estorte da Benedetta Boccoli. Benedicta, dicta. Dicta Boccoli. Benedicta, estorte da Benedicta. Estorte, punto. Benvenuti, benvenuti a tutti gli ascoltatori della notte di Rai Radio 1. Chi nella vita non si è mai trovato in situazioni imbarazzanti, difficili e di disagio? Tutti. E chi sarà con noi stanotte a figure, figurine, figuracce? Buonanotte, con chi ho il piacere di parlare? Con Patrick Rossi Gastaldi. Ben trovato, amore mio. Buonanotte, Benedicta. Come stai? Bene, abbastanza bene, un po' stanco. Stai lavorando? Sì, sto per la scuola, perché sto preparando il saggio. Stai preparando, mi dici l'indirizzo della scuola? L'indirizzo, chi vuol mettersi in contatto con noi per email è info@stageacademy.it. E poi www.stageacademy.it. Perfetto. È il sito per chi vuole vedere informazioni, informarsi su come è formata la Stage Academy, insomma. Senti, mi racconti com'è andata quella volta che Franca Valeri, lavorare con Franca Valeri è stata per me una fortuna, proprio una cosa magnifica, perché una donna di una, quando si affida, di un'umiltà assolutamente straordinaria, essendo una donna poi intelligentissima. Fece uno spettacolo che andò molto bene, e poi sai com'è in questo mondo, ci si vede o non ci si vede, non ci si sente. E poi nel frattempo facevo Amici, la sì, trasmissione di Maria De Filippi, facevo l'insegnante di recitazione. Quando gli autori videro il mio curriculum, visto che avevo lavorato con Franca Valeri, hanno detto chiamala, facciamola venire, chiamala. Dico, guardate, Franca non ama andare in queste trasmissioni, comunque può fare un'intervista volendo del genere, ma no, proprio non lo fa mai. E loro continuavano a insistere. Poi dico, poi non la sento da un anno, Franca, cioè, mi scoccia proprio. E in quel momento stavamo preparando con gli allievi un pezzettino del suo film famoso, classico, Un cult Parigi o Cara, no? Con due ragazze. E hanno talmente insistito che ho dovuto chiamarla. L'ho chiamata e dico, Franca, buongiorno, sono Patrick. Patrichino, amore, come stai? T'ho visto l'altro giorno in televisione dopo un applauso. Hai detto qualcosa di importante? Dico, cominciamo bene. E tu dovevi chiederle di venire in trasmissione, esatto, figurati. Esatto. Ecco, dico, senti Franca, tu sai che sono qui Amici. Sì, lo so. Ecco, stiamo preparando con delle allieve un pezzettino del tuo film Parigi o Cara. Oh, che carini, che amori. E gli autori mi chiedevano se tu avevi voglia di venire un'ora, partecipare a fare un'ora di conoscenza con questi ragazzi. Digli che sono morta. C'è Alessandro il tecnico che sta ridendo. E proprio dai, digli che sono morta. Morta. Senti, ma c'è anche un altro di Valeria Valeri. Della Valeri, quello in camerino, che si è andato in camerino. Ah no, quella è sempre Franca. Ah, è sempre Franca. Durante Franca, lo spettacolo Mal di Madre, che faceva insieme a Urbano Barberini, un testo, sì, a due, una favola psicanalitica molto carina, che erano alla Cometa. Io ho visto la prima, poi sono passato dopo due settimane, sì, sono andato a rivederli, scendo giù ai camerini, il camerino di Franca era chiuso, si apre il camerino di Urbano Barberini, tutto contento, abbiamo qui il regista, che felicità, come siamo contenti, e volendo farlo spiritoso, perché lui è una persona molto carina anche, dice, guarda, stasera per farti divertire, stasera il personaggio lo faccio gay. Si spalanca la porta del camerino di Franca, guarda Urbano e dice, stasera fallo. Che raffinatissima. Io dico, ma Franca, ma stavi dietro alla porta, cioè il tempo comico, proprio stasera fallo. È fantastica, c'è da imparare, bisognerebbe andare a rivedersi tutte le sue cose e imparare tutti i suoi tempi. Poi c'ha questo umorismo, no? Raffinatissimo. Un umorismo incredibile. Quando venivo ogni tanto andavo a trovarla in tournée, vedevo lo spettacolo, e lei, siccome faceva tutti i movimenti che le avevo detto, diceva, che sapeva che stavo in platea, in prima fila, vado a destra come dice il regista. Durante lo spettacolo? Sì.
Vado a destra, come dice, come dice il regista. Ma così stretta che nessuno riusciva a capire. Perché puoi dire tutto, no? Bellissimo. Senti, ci risentiamo un'altra volta? D'accordo. Va bene, ti richiamo, grazie. Un bacio a tutti. Un bacio, grazie. Buonanotte. A Patrick Rossi. Ciao. Castaldi, un bacio. Figure, figurine, figuracce, l'importante è figurare, perché se uno nella vita non figura, che figura fa? Ciao.